Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Orco Verde. In questo video vi farò vedere un nuovo glitch per avere il logo di una qualsiasi maglietta speciale o maglietta normale in un'altra maglietta, quindi o maglietta speciale. Quindi in poche parole trasferire il logo in un'altra maglietta. Praticamente cosa dovete fare? Dovete avere come luogo di rientro appartamento, un appartamento qualsiasi, non importa, così che potete fare più velocemente e tranquillamente glitch. Voi dovete essere in una sessione privata, se volete che appunto spawnare in un'altra sessione privata, o meglio in una sessione solo di inviti, se volete spawnare in una d'amici, così che il caricamento sarà meno lungo rispetto quanto possa essere un caricamento in una sessione pubblica di GTA. Voi ragazzi cosa dovete fare? Dovete recarvi nel vostro appartamento e dovete andare dove c'è il vostro guardaroba, quindi premere la freccia destra, e dovete come prima cosa andare su magliette o speciale, o comunque sia qualche maglietta dal logo che vi piace di più. In questo caso ragazzi rimuovo questo giubbotto antiproiettile, ovvero giubbotto da lavoro, perché se no non posso fare il glitch. Quindi ragazzi dovete semplicemente selezionare una maglietta, in questo caso io seleziono una maglietta speciale, precisamente questa qui, la Knife After Dark, che ha il simbolo che mi piace di più. E poi ragazzi dovete confermarla, mi raccomando, una volta fatto ciò dovete semplicemente premere il cerchio o comunque sia rimanere nella categoria delle maglie che volete indossare. E dovete scegliere una maglietta, ovvero dovete guardare il colore in questo caso, praticamente su cui volete trasferire il logo. Praticamente io scelgo la maglietta occhiali da sole normale, che sarebbe una maglietta gialla, quindi trasferisco il logo dell'altra maglietta, ovvero della maglietta speciale, su questa maglietta. Voi ragazzi non dovete confermare nulla, nella seconda maglietta voi dovete semplicemente premere start o option se siete su console old gen, e dovete semplicemente andare su trova nuova sessione. Una volta che avrete cercato una nuova sessione, spawnerete nel luogo che avete messo, quindi nell'appartamento. Una volta spawnati nell'appartamento, praticamente noterete che il vostro personaggio indosserà la maglietta senza il logo, quindi la seconda maglietta che avete non confermato ma selezionato e poi subito trovato una nuova sessione. Voi dovete recarvi davanti al vostro guardaroba del vostro appartamento sempre e dovete premere la freccia destra. Una volta fatto ciò dovete andare su completi salvati, quindi premere quadrato. Come noterete comparirà il logo, quindi della prima maglietta che avete selezionato, quindi confermato prima di cambiare sessione. A questo punto ragazzi non vi resta che salvare il completo tra i completi salvati, così che praticamente il logo vi rimane sulla seconda maglietta che non avete confermato, quindi per fare il glitch. Quindi una volta salvato il completo, una volta che cambierete completo, il logo rimarrà in quella maglietta, quindi diversamente colorato, comunque sia della maglietta che avete scelto, e così facendo potete fare questo glitch con tutti gli stemmi delle magliette, quindi trasferire gli stemmi su altre magliette diversamente colorato, comunque sia abbinarla come volete. E quindi ragazzi questo è tutto il procedimento, facile e veloce. Una volta salvato il completo, tranquilli che vi rimarrà tra i completi salvati. Io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale. Se volete passate nella mia crew di Orco Verde, troverete il link nella descrizione per giocare insieme. Inoltre se volete aggiungermi, i miei video online PS4 e Orco Verde sempre scritti in descrizione. E da Orco Verde tutto, noi ci vediamo al prossimo video, bella!